Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale Zoo Pappagalli. Oggi parliamo del parrocchetto. Questo qui che vedete che è appena uscito dal nido è il maschio del parrocchetto, mentre la femmina è in cima in alto. Vedete giù queste due posatoie lì giù per terra in fondo al nido? In realtà sono tre. Totale fanno quattro. Ogni santo giorno vengo, risistemo le posatoie, ma loro lo buttano sempre giù e ne lasciano solamente uno per poterti appoggiare e basta. Addirittura uno l'ho tirato fuori dalla gabbia. Adesso ne rimangono solo due, questi due qui che vedete giù per terra. Ecco, oggi ho intenzione di tirarli giù completamente e di lasciarne solamente uno. Questa qui che vedete, questo parrocchetto che vedete che è appena volato via senza, come si dice, senza il collare, era la femmina. Questa qui che si è appena posato sul posatoio è il maschio. Ma l'unica cosa che ho notato è che io pensavo che sono le femmine che entrano nel nido. Ma nel caso della mia coppia, ogni volta che arrivo lì per cambiare l'acqua e il mangiare, solamente il maschio entra nel nido, mentre la femmina volazza a destra, a sinistra, su e giù. E mi sembra strano. Sembra proprio che, come si chiama? In questo caso qui, come si dice, la femmina ha più coraggio del maschio. Perché in teoria erano due maschi, due fratelli maschi. Uno l'ho scambiato, se avete visto i miei video precedenti, avevo fatto un video in cui le presentavo. Il maschio erano due fratelli, ma mi serviva una coppia ed erano due maschi. Quindi ho contattato uno che aveva due femmine e ci siamo messi d'accordo e mi ha dato la sua femmina e io gli ho dato il fratello di questa qui che è il maschio. E adesso ho formato la coppia e lui ha formato la coppia. Eccolo qui. Se sapete il motivo per quale il maschio entra sempre nel nido, fatemelo sapere nei commenti. Grazie e buona visione.